Ciao a tutti ragazzi, sono Angel Resurrection e in questo video volevo mostrarvi un plugin veramente utile per la gestione di un server. Il plugin in questione è OpenInv. Vi prego di scusare la ventola del mio computer. Allora, per averlo dobbiamo andare come al solito nel sito di Bucket. Ma voi basta semplicemente cliccare nel link che vi metto in descrizione e scrivere qua OpenInv. Una volta fatto questo, cliccate nel secondo e cliccate, vediamo se c'è un link diretto. Sì, c'è un link diretto in basso dove c'è download OpenInv 1.8.4 e lo conservate. Poi questo plugin lo mettete nella cartella plugin del vostro server, così. Una volta fatto ciò, aprite il vostro server, caricherà e aprite Minecraft. Poi fate multiplayer, vabbè, lo sapete come si entra nel server. Ok. Per aprire l'inventario di una persona basta fare, per esempio, OpenInv Angel, non è 6, si aprirà il mio inventario qua sopra. E potrò per esempio cambiarlo, come potete vedere lo sto cambiando da qua e poi si cambierà. Per esempio potete cambiarmi, se non mi sbaglio, anche l'inventario delle persone che non sono presenti nel server. Per esempio, OpenInv Gala Dark. Ecco, Gala Dark non aveva nulla nell'inventario, ma se io per esempio metto la stone, quando lui entrerà nel server si ritroverà della stone nell'inventario, oppure la posso anche togliere ovviamente. E niente, oppure vediamo se OpenInv pallino corti, no, play not found, perché non l'aveva registrato ancora in questo server. Oppure, vabbè, non niente, praticamente il plugin serve a questo, a vedere l'inventario delle persone in tempo reale e a modificarlo sempre in tempo reale. Quindi io lo reputo un plugin molto utile. Per questo tutorial è tutto, alla prossima ragazzi, commentate, votate ed iscrivetevi.